Parte un altro viaggio di Occhi della Speranza. Dove è diretta questa spedizione? Sì, la spedizione è diretta in Zambia. Sono felicissimo come presidente dell'associazione. Diciamo che oggi è il viaggio all'incirca numero 30 e grazie a tutti questi ragazzi stupendi che ho nel gruppo si riesce a fare una media di 2-3 viaggi l'anno e questo succede da 12 anni circa, il che ci permette di essere più presenti nel posto e vedere meglio appunto l'avanzamento dei progetti. E proprio a livello di progetti, quali progetti verranno seguiti adesso in Zambia dalla spedizione, insomma, che parte oggi? La spedizione dei 9 ragazzi che partono seguiranno principalmente un progetto che è quello in pratica del rifacimento di tutto l'impianto idrico del lebbrosario, questa missione di San Francesco. Chiaramente questa missione comprende appunto un lebbrosario dove abitano circa 120 persone, un convento delle suore e un piccolo ospedale che è all'interno della foresta vicina a Sulawesi, che è a nord dello Zambia. Più seguiranno gli altri progetti che abbiamo, quindi il progetto dell'orfanotrofio, il progetto dei bambini sordi, questa scuola che abbiamo costruito 3 anni fa, e andranno a fare una verifica anche all'azienda agricola, dove anche lì apporteranno un contributo che servirà per costruire questa casa e che servirà appunto per potenziare questa azienda agricola. Quanto tempo resteranno in Zambia? Allora, i ragazzi resteranno in Zambia circa 20 giorni e quindi speriamo come sempre che vada tutto bene, ma per fortuna ci siamo supportati da queste suore battistine che sono giù da tanti anni. Per il primo viaggio del 2014 sono circa 6 mesi che non scendiamo giù, da settembre che sono sempre stato io l'ultimo a partire e sono il primo del 2014 a ripartire insieme a 9 amici. Andiamo giù a visionare tutti i progetti e in più ad intervenire soprattutto all'interno del lebbrosario. Qua con me c'è Enrico Panichi che penserà a tutto quello che c'è da fare all'interno del lebbrosario. Qual è la situazione all'interno del lebbrosario comunque che vi aspettate di trovare in Zambia? Ci aspettiamo di trovare una situazione relativamente buona, anche se ci sono delle criticità in una parte di pompaggio dell'acqua, che la parte che abbiamo installato l'anno scorso funziona perfettamente, però l'altro ci hanno avvertito che ci hanno dei piccoli problemi, quindi proveremo a sistemare anche quella parte di distribuzione lì, per poi nel frattempo anche visionare e progettare tutto un nuovo acquedotto nel lebbrosario dell'ospedale da realizzare poi nei prossimi viaggi.